Quindi stasera, Maurizio, visto che noi siamo per Amaranto, cioè vale a dire amiamo i nostri colori, è stata fatta una cazzata dalla Lega di Sci. Sì, stasera abbiamo il recupero dell'Arezzo con la Juventus del 23, preciso nella giornata in cui c'è la Champions League e soprattutto gioca la Juventus, e è fatta vedere in chiaro canale 5, quindi veramente. Però qualcuno si può confondere con la Juventus, va allo stadio per essere la Champions, che sia qui. No, il problema bastava anticipare alle 18 per dire, poteva essere un orario più confacente alle esigenze di tutti. Chiaramente la Coppa dei Campioni, partita in chiaro canale 5. Ma se dopo la anticipavano alle 18 la Juventus, come faceva a giocare prima con la Lazio? Era un po' stanca la tua marita. A parte questo, vediamo. Era una battuta. Non l'avevo capita. Veniamo dalla partita di domenica con la Pregolettese, che sinceramente ci ha lasciato l'amaro in bocca. Non so se l'hai vista le immagini, perché l'Arezzo ha dominato in lungo e largo, ha avuto le occasioni anche per raddoppiare. Mea culpa dell'Arezzo, degli attaccanti dell'Arezzo, che hanno sbagliato un paio di situazioni molto semplici. Poi ci ha messo lo zampino anche l'arbitro, perché ha concesso il rigore alla Pregolettese abbastanza dubbio, soprattutto ha annullato una rete a caso, non a caso, perché sapevo che la battuta era al nostro giocatore caso. E sinceramente condivido l'osservazione che ha fatto il mister Di Donato, perché la rete annullata ad Arezzo ha avuto la stessa dinamica di quella data alla Pianese nell'incontro perso a Grosseto, perché un giocatore dell'Arezzo ha tirato in porta, è stata deviata la palla da un terzino della Pregolettese, quindi il nostro giocatore caso è entrato e ha fatto rete, e doveva essere la situazione valutata allo stesso modo dell'altra volta. Invece con la Pianese ci ha andato rete a sfavore e Domenica ci ha annullato. Quindi poi si era già promossi in C, però diciamo la partita di domenica a Crema ha dimostrato che l'Arezzo ha un potenziale importante. Certamente alcune cose vanno riviste anche sull'assetto tattico, che secondo me è un po' rischioso in certe situazioni della partita in certi momenti, però ecco, speriamo di vincere stasera con la Juventus del 23, perché poi domenica prossima abbiamo un altro incontro casalingo con l'Albino Leffi, e quindi cerchiamo di dare continuità a questa squadra. Sei bravo. Va bene? Sei bravo. Io voglio parlare anche di politica la prossima volta, perché ci capisco parecchio. Va bene? Quella, guarda, abbi pazienza, ma di politica non ci capisci. Chi hai votato l'ultima volta? Non si può dire, è segreto. Niente si può dire. È segreto. Tra di noi. Saluto. Forza Arezzo.